ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui metteremo le mani in pasta, o meglio, voi le metterete perché io ho appena finito di pulire tutta la cucina, abbiamo appena finito di fare questi biscotti pazzeschi. Cosa prepariamo oggi? I famosissimi omini di pan di zenzero che io ho assaggiato oggi per la prima volta, non li avevo mai mangiati, devo dire che sono veramente buoni. È chiaro che devono piacere le spezie, quindi cannella e zenzero, però dateli comunque una chance perché sono fantastici, sia il gusto che la consistenza di questi biscotti a me piace tantissimo. Sono buonissimi da inzuppare nel latte, nel cappuccino, nel tè, oppure mangiati anche così da soli come stiamo facendo noi in questo momento. Sono molto buoni e sono anche un'ottima idea regalo, una bellissima idea regalo. Non vi ho menzionato questa cosa nel video sulle 20 idee regalo originali, però ve lo dico adesso. Secondo me è una bellissima idea quella di mettere questi biscottini o in un sacchettino trasparente e poi di legarlo con un fiocchettino rosso o dorato e mettere anche un bel bigliettino, oppure potete mettere all'interno di una scatola di latta, la tipica scatola da biscotti secchi, li mettete all'interno di questa scatola e magari fate un pacchettino, mettete semplicemente un fiocchettino sopra e li regalate così a amici, parenti, familiari, farete sicuramente una bellissima figura. Noi abbiamo fatto dei cesti con le nostre mani e le abbiamo messe anche all'interno di questi cesti perché sapete che le cose fatte con le proprie mani danno un valore aggiunto al regalo, quindi lo rendono ancora più bello e più speciale. Se non volete regalarli potete anche metterli sull'albero di Natale, quindi come decorazione. Sicuramente questa è una cosa che ai bambini piacerà tantissimo e in questo caso magari fateli un pochettino più piccolini perché altrimenti sono un po' troppo pesanti, rischiano o di spezzarsi o di far cadere le palline. La Penny si sta lamentando perché le dà fastidio la mia luce qui che fa la nanna intanto russa, però le do palesemente fastidio, quindi se sentite dei rumori strani è la signorina che è qui accanto a me. Dicevo, nel caso in cui voi vogliate appenderli sull'albero fateli un pochettino più piccoli e prima di cuocerli fate un forellino nella parte alta del biscotto, non troppo piccolo perché calcolate che crescendo in cottura potrebbe chiudersi, quindi abbastanza grandino, e poi una volta cotti, raffreddati completamente, potete appenderli con un fiocchettino, un nastrino sull'albero di Natale insieme alle altre decorazioni. Ripeto, questa è una cosa che sicuramente farà impazzire i bambini. Devo fare una premessa, quindi mi dilungo ancora un pochettino, però la devo fare perché i nostri biscotti non sono venuti proprio bellissimi, carini, sono un po' bruttini, ne sono consapevole, però vi dico anche che la prima volta non verranno bellissimi. Perché? Perché bisogna prendere un po' di manualità con la sac à poche, con la ghiaccia reale, perché è una glassa molto particolare da utilizzare. Io non l'avevo mai utilizzata, quindi per me è stata la prima volta, per Gigi credo anche, e appunto i primi vengono bruttissimi, sono proprio orrendi, sono brutti, però non vi preoccupate perché mano a mano che andate avanti, quindi sfornatene tantissimi, mano a mano che andate avanti acquistate proprio di mistichezza e vengono sempre meglio. Bisogna avere la mano ferma, un tratto deciso, perché è come scrivere con una penna, è come scrivere normalmente, però bisogna muovere bene la mano per ottenere delle linee sottili e il più ferme possibile, il più omogenee possibili. Non è facile, però la cosa bella di questa ghiaccia, di questa glassa, è che se la lasciate asciugare sul biscotto, magari vi è venuto brutto, lo lasciate asciugare e dopo un po' la potete rimuovere o con uno stuzzicadenti o con una spatolina, viene via, pulite il biscotto e ripartite da capo, è come nuovo. Quindi sbizzarritevi, potete fare anche la glassa colorata. Noi non abbiamo utilizzato coloranti perché io la volevo bianca, semplicemente bianca, però volendo si possono fare anche di diversi colori con i coloranti alimentari. Mi raccomando, la glassa che non utilizzate subito copritela con della pellicola posta a contatto come si fa con la crema pasticcera, perché altrimenti vi fa una patina secca, proprio secca sopra, e sarà poi difficile rimuoverla e potreste ritrovarvela all'interno della sac à poche, quindi un po' un casino. Mi raccomando, copritela. Ragazzi, io vi lascio al video perché ho già parlato tantissimo, oggi sono una chiacchierona. Fatemi sapere se questi biscottini vi piacciono, se li avete mai provati, se proverete a rifarli, li regalerete a qualcuno o perché no, se ve li mangerete voi perché sono buonissimi. Io vi mando un bacione, muah, e buona visione, ciao!
Iniziamo ovviamente dalla preparazione della pasta frolla. Ho pesato 350 g di farina 00, volendo potete utilizzare anche quella integrale o la farina 0. E come potete vedere, anche questa volta per fare la frolla ho utilizzato il robot da cucina perché è troppo comodo, si fa in un attimo. Ho aggiunto anche 75 g di zucchero di canna e 75 g di zucchero semolato. Arriva il momento delle spezie, io ho utilizzato un cucchiaino di cannella e un cucchiaino di zenzero, però dipende molto dai vostri gusti. Vi dico che in questa ricetta comunque sia la cannella che lo zenzero si sentono molto. Ed infine anche un cucchiaino di lievito per dolci o un cucchiaino di bicarbonato. Inizio a dare una frullata veloce agli ingredienti secchi e poi posso aggiungere 150 g di burro tagliato a pezzettini, ma mi raccomando, il burro deve essere proprio freddo di frigo, quindi tiratelo fuori per ultimo per fare questa ricetta. Do un'altra frullatina, qui si passa alla cosiddetta stabbiatura, quindi è un lavoro che potete fare anche a mano e consiste nell'amalgamare il burro alla farina e vedete che si ottiene una sorta di sabbia un po' bagnata. E adesso possiamo aggiungere 150 g di melassa scura. Se non riuscite a trovarla, potete sostituirla con il miele, anche se vi dico che la melassa ha il suo perché, io comunque l'ho trovata da natura, sì. E poi ho aggiunto anche un uovo intero. E riprendo di nuovo a frullare, questa volta fino a che il composto non si amalgama completamente, quindi fino a che si forma una palla. Diciamo che non si forma proprio una palla, però il composto, che sembra molto umido, in realtà è abbastanza asciutto, morbido sì, però abbastanza asciutto, abbastanza da poterlo lavorare senza sporcarsi troppo le mani. Comunque è un composto che ovviamente va lasciato riposare in frigo affinché si possa addensare. Io l'ho lavorato un pochettino sul mio piano da lavoro con un pochettino di farina, però non esagerate, altrimenti tenderà ad indurirsi e perderà proprio questa sua caratteristica della sofficità. Io l'avvolgo nella pellicola e lo lascio riposare in frigo per almeno 2 ore. Trascorse 2 ore, tiriamo fuori il panetto e lo dividiamo in due parti. Iniziamo a lavorarne una e l'altra, mi raccomando, mettetela in frigo perché va lavorato veramente da freddo, si scalda in un attimo essendo così morbido, quindi rimettete sempre in frigo quello che non lavorate. Inizio a stendere col mattarello la mia metà del composto, deve essere abbastanza sottile ma non troppo. Calcolate che comunque, essendo il lievito, il bicarbonato, i biscotti tenderanno un po' a gonfiarsi, quindi non fateli troppo spessi. È arrivato il momento più divertente, quello di fare le formine. Io ho questi stampini, uno a forma di omino di pan di zenzero, appunto, e l'altro a forma di alberello, e li ho acquistati su Amazon. Sono abbastanza grandi, io vi consiglio di cercarli, di trovarli un pochettino più piccoli, perché così i biscotti innanzitutto ne verranno di più e poi saranno anche più piccolini e più carini da vedere sicuramente. Li ho disposti su una teglia con della carta da forno. Essendo così morbido il composto, io vi consiglio di, oltre a infarinare bene il piano di lavoro, di aiutarvi anche con una spatola. Rimetto insieme gli scarti, chiamiamoli così, i ritagli, e li metto in frigorifero mentre i biscottini li inforno a 170 gradi per 8-10 minuti, e lo faccio per diverse infornate perché ho fatto 4 teglie di biscotti. Sono bellissimi, non avete idea del profumo in cucina in quel momento. E voilà, ecco i biscotti sfornati finalmente. Non fateli scurire troppo, altrimenti non saranno belli morbidi, ma tenderanno a seccarsi. Sono bellissimi, vedete che si sono anche gonfiati un pochino. Io, per farli raffreddare più velocemente, li ho messi su una griglia e li ho lasciati riposare per un'oretta almeno, in modo da farli raffreddare completamente, perché poi dovremmo andare a glassarli, ma dovranno essere freddi. Prepariamo anche la ghiaccia reale con un albume, un cucchiaio di succo di limone e circa 200 g di zucchero a velo. Perché vi dico circa? Perché andate un po' a occhio, dovete ottenere un composto bello denso, altrimenti una volta colato sul biscotto tenderà ad adagiarsi un po' troppo, quindi non terrà la forma. Quindi valutate voi la consistenza giusta, tenendo proprio presente questo. Potrebbe essere anche necessario una dose maggiore di zucchero, ad esempio. Io metto la mia ghiaccia in una sac à poche, quella che non utilizzate subito, mi raccomando, copritela perché altrimenti vi si secca in tempo zero praticamente. Io ho fatto una prova perché si trattava della mia prima decorazione con la ghiaccia reale e quindi ho voluto fare una prova e poi sono partita subito
con un alberello, insomma non è venuto benissimo, avrei dovuto utilizzare un beccuccio un pochettino più sottile forse, è venuto un po' cicciottella la riga di zucchero, però insomma poi con l'aiuto di uno stuzzicadenti si va anche a correggere quello che può sembrare un errore. Mi raccomando, poi lasciateli riposare per 24 ore così che lo zucchero possa asciugarsi completamente. E questo, ragazzi, è il risultato finale. So che non sono perfetti, però secondo me sono belli anche per questo, anche perché non sono perfetti. Qualcuno l'ho fatto io, qualcuno Gigi. Vediamo se indovinate quali potrebbe aver fatto lui nei commenti, vediamo un po'. E niente ragazzi, come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci siamo divertiti tantissimo a fare questi biscotti e soprattutto a decorarli. Se provate a riprodurli anche voi, mi raccomando, fatemi sapere, mandatevi le vostre fotine. Vi mando un bacione grandissimo e al prossimo video, ciao!